Laudetur Jesus Christus, ancora un buon pomeriggio da Monia Parente che vi parla dagli studi del Vatican Media. Siamo in collegamento con la nuova cattedrale ortodossa Bucarest per trasmettere in diretta la preghiera del Padre Nostro. Un saluto a tutti coloro che ci seguono attraverso il nostro portale Vatican News, Radio Vaticana Italia, YouTube e Radio Luce Italia di San Benedetto del Tronto. Papa Francesco è appena giunto presso la nuova cattedrale, ha ricevuto un omaggio floreale anche del cibo tipico rumeno. Do il benvenuto nuovamente a Don Claudio Bulai, sacerdote rumeno, studente di comunicazione presso l'Università della Santa Croce. Siamo di nuovo qui, Don Claudio, grazie per la tua presenza. Grazie a voi, buona serata a tutti. Veramente Papa adesso ha ricevuto quel pane che è una cosa tradizionale, quando un ospite arriva in un posto nuovo lui riceve questo pane e poi un po' di sale, no? Questo è un simbolo di buon benvenuto. Vediamo adesso che Papa si è incontrato un'altra volta con il Patriarca di fronte alla Cattedrale Nazionale e fra poco saranno dentro della Cattedrale per preghiera. Ricordiamo, Don Claudio, che il Papa ha raggiunto la nuova cattedrale ortodossa, detta la Cattedrale della Salvezza del Popolo, dal Patriarcato Ortodosso Rumeno. Cristo è risorto, vero è risorto. Papa ha salutato in limba rumena il popolo che è raggiunto di fronte alla cattedrale, e non sono pochi. Non sono pochi, anzi è davvero una grande presenza di fedeli che anche durante tutto il percorso... E per sicuro non sono tutti cattolici lì, perché sono sicuri che tanti tra di loro sono ortodossi, sono fedeli ortodossi, ma che hanno gridato adesso un'altra volta unità e poi viva il Papa. Ricordiamo che la Romania ha circa 20 milioni di abitanti, di cui circa il 7% sono cattolici, l'87% ortodossi. Ecco, il Patriarca Daniel ha accompagnato Papa Francesco lungo la scalinata e sono ora davanti all'ingresso della Cattedrale Ortodossa della Salvezza del Popolo. Adesso stanno parlando tra di loro su questo nuovo palazzo, no? Edificio. Spiega un po' il simbolismo della cattedrale, ma anche spiega che si dice che è la cattedrale più grande dal sud-est di Europa, cattedrale ortodossa più grande dal sud-est di Europa. Allora ce l'ha, le dimensioni ci sono, 126 metri in lunghezza, 120 in altezza e quasi 70 in larghezza, così le dimensioni sono abbastanza grandi. Ricordiamo che è stata inaugurata nel novembre del 2018, ma i lavori proseguiranno fino al 2024. E ricordiamo ancora che San Giovanni Paolo II è menzionato tra coloro che hanno contribuito con una donazione alla costruzione della cattedrale, nella quale tra poco avrà luogo la preghiera del Padre Nostro. Dobbiamo dire pure che i soldi, no, per costruire questa cattedrale vengono dal governo della Romania, dallo Stato, perciò è chiamata la cattedrale della salvezza nazionale, del popolo rumeno, perché tutti in un certo modo contribuiscono a questa cattedrale, alla costruzione. Ecco, la sua beatitudine, il Patriarca Daniel, illustra evidentemente alcuni dettagli a Papa Francesco prima di entrare all'interno della cattedrale e dare inizio alla preghiera del Padre Nostro. Ecco, ora salgono ulteriormente un tratto della scalinata e si avviano all'interno, percorreranno insieme la navata centrale fino all'altare. Ho visto che con Papa Francesco c'è presente pure ascoltiamo le parole del padre, del Papa. Un'altra volta ha salutato la gente con il saluto Cristo è risorto. Dicevo che con Papa è presente l'arcivescovo di Bucarest, Ioan Robu, e pure il nunzio apostolico in Romania, Monsignor Buendia. Ascoltiamo sottofondo il canto d'ingresso. Proprio in questo momento Papa Francesco e il Patriarca Daniel sono entrati nella cattedrale e stanno percorrendo la navata centrale. Possiamo sentire questo canzone, questo canto bizantino, no? Che viene insieme con il corteggio verso l'altare. Tra l'altro già all'inizio del suo discorso
Di fronte al sinodo permanente della Chiesa ortodossa, il Papa ha salutato e ha iniziato proprio con un'espressione in rumeno: Cristo è risorto. E l'ha già ripetuta altre due volte. Sì, sì. No, è un bel saluto, poi, no? Noi diciamo Christos Sanviat, Cristo è risorto, è così vicino dalla lingua latina, no? E poi è un saluto tradizionale che, come Papa diceva, no, al suo discorso con Patriarca prima, no? Qualche minuti prima, diceva che dobbiamo guardare a quello che ci unisce, no? Quello che abbiamo in comune, e da lì dobbiamo cominciare il nostro dialogo. Ecco che questo saluto è per tutti, vale per tutti. Canto dice che Dio illumina la mia vita, guida la mia vita per riuscire a compiere la tua volontà ed arrivare a te. Sono già arrivati di fronte all'altare, perché l'altare, dopo questa cosa che si vede qua, no, nel senso, questo muro, dopo quel muro è l'altare. Qua ci siamo di fronte all'altare. Ecco, tra qualche istante ascolteremo il saluto di Sua Beatitudine Daniel. Sua Santità, le vostre eccellenze, dragi pellegrini, cari pellegrini, vi rivolgiamo il saluto pasquale. Cristo è risorto, vero risorto. E vi riceviamo oggi in questa nuova cattedrale della Chiesa ortodossa romena che Vostra Santità ha voluto personalmente visitare. 20 anni fa, il 7-9 maggio 1999, quando Giovanni Paolo II visitò la Romania come pellegrino, chiamò questo paese Giardino della Madre di Dio. Così oggi vi diamo il benvenuto come pellegrino in questa nuova cattedrale, dove sopra l'altare si trova la grande icona in mosaico della Vergine Maria, detta in greco Platitera e in latino Regina Cieli. Questa icona della Cattedrale Nazionale di Bucarest conferma simbolicamente il nome Giardino della Madre di Dio, dato alla Romania. Questa cattedrale ha come protettore spirituale la festa dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, in cui celebriamo anche il giorno degli eroi romeni, quale festa nazionale. Tuttavia, il secondo patrono spirituale della Cattedrale Nazionale è San Andrea Apostolo, il primo chiamato, fratello di Pietro Apostolo, dalla città di Betsaida, che si trova in Galilea. Questa cattedrale è una basilica dedicata a San Andrea Apostolo, perché lui è l'apostolo del popolo romeno e il protettore della Romania. Ha predicato il Vangelo di Cristo nel primo secolo cristiano sul territorio dell'attuale Romania, nell'ex provincia della Scizia Minor,
Dobrogea. Catedrala națională a fost construită pe un teren obținut de la statul român. La Catedrale Naționale è stata costruita su un territorio, su un terreno ottenuto dallo Stato romeno al Patriarca Teoctis di degna memoria come atto di riparazione morale per le cinque chiese che esistevano in questo settore, tre delle quali sono state demolite e due spostate dal regime comunista per costruire la Casa del Popolo, l'attuale Parlamento. In questo senso la nuova Cattedrale Nazionale è un edificio simbolico della resurrezione delle chiese demolite, ma anche un simbolo della libertà religiosa del popolo romeno dopo quasi 50 anni di regime comunista. La sfârșitul lunii martie 2011. La costruzione di questo edificio ha cominciato effettivamente alla fine di marzo 2011 e ha durato 8 anni, in modo che il 25 novembre 2018 abbiamo consacrato l'altare della Cattedrale Nazionale assieme a Sua Santità Bartolomeo, Patriarca Ecumenico, alla presenza dei membri del Santo Sinodo, della Chiesa romena, del clero, dei credenti e dei rappresentanti della società romena. In anni 1999 și 2002, nel 1999 e nel 2002, Sua Santità Papa Giovanni Paolo II ha offerto un aiuto finanziario a Sua Beatitudine il Patriarca Teoctist per costruire questa cattedrale per un valore di $200.000. Nel 2017 acest ajutor financiar nell'anno 2017 questo sostegno finanziario è stato integrato simbolicamente dal Patriarca romeno come parte del costo totale di 500.000 euro per l'acquisto di campane della Cattedrale Nazionale da una società cattolica, Grassmayr di Innsbruck in Austria, già che nelle tradizioni ortodosse e cattoliche le campane hanno un valore simbolico molto profondo. Sono la voce di Dio che chiama le persone alla preghiera e alla cooperazione fraterna. Siamo graditi per questo aiuto finanziario simbolico e vi ringraziamo anche per il sostegno che costantemente offrite ai fedeli ortodossi romeni in Italia e in altri paesi, in cui la Chiesa romano-cattolica ha messo a disposizione delle comunità romene ortodossi 426 luoghi di culto, 306 in Italia e 120 in altri paesi dell'Europa occidentale. Per questo motivo abbiamo accettato la proposta del Partito Cattolico di offrire a Vostra Santità e ai credenti cattolici presenti in questa cattedrale la possibilità di recitare il Padre Nostro in latino e di cantare alcuni canti pasquali cattolici. Questo gesto è un atto di gratitudine per gli spazi liturgici offerti dalle comunità cattoliche alle parrocchie ortodosse romene nell'Europa occidentale. E dopo la fine dei canti cattolici pasquali sarà pronunciato in rumeno la preghiera del Padre Nostro e verranno intonati i canti pasquali ortodossi. Come segno di ospitalità romena vogliamo offrire a Vostra Santità un'icona in mosaico di San Andrea Apostolo, patrono spirituale della Romania, insieme con l'augurio ad multos annos. Ecco il mosaico di Sant'Andrea Apostolo, patrono spirituale della Romania, viene donato a Papa Francesco. Il Patriarca e il Papa baciano l'icona, che viene ora mostrata anche ai fedeli presenti che, come sentite, rispondono con un caloroso applauso.
dobbiamo riconoscere che una bella immagine questa, no? Papa accanto al patriarca Daniele, che rappresentano la tradizione orientale e la tradizione occidentale. Forse così possiamo andare avanti in questo dialogo. Ora ascoltiamo il discorso di Papa Francesco. Santità, caro fratello, cari fratelli e sorelle, vorrei esprimere la mia gratitudine e la mia commozione nel trovarmi in questo Tempio Santo che ci raccoglie in unità. Gesù chiamò i fratelli Andrea e Pietro a lasciare le reti per diventare insieme pescatori di uomini. La propria chiamata non è completa senza quella del fratello. Oggi vogliamo elevare insieme, gli uni accanti agli altri, gettare insieme dal cuore del paese la comune preghiera del Padre nostro. In essa è racchiusa la nostra identità di figli e oggi, in modo particolare, di fratelli che pregano l'uno accanto all'altro. La preghiera del Padre nostro contiene la certezza della promessa fatta da Gesù ai suoi discepoli: non vi lascerò orfani. E ci offre la fiducia per ricevere e accogliere il dono del fratello. Vorrei perciò condividere alcune parole in preparazione alla preghiera che reciterò per il nostro cammino di fraternità e perché la Romania possa sempre essere casa di tutti, terra d'incontro, giardino dove fiorisce la riconciliazione e la comunione. Ogni volta che diciamo Padre nostro, ribadiamo che la parola Padre non può essere senza dire nostro, non può stare senza dire nostro. Uniti nella preghiera di Gesù, ci uniamo anche nella sua esperienza di amore e di intercessione che ci porta a dire Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. E l'invito a che il mio si trasformi in nostro e il nostro si faccia preghiera. E aiutaci, Padre, a prendere sul serio la vita del fratello, a fare nostra la sua storia. Aiutaci, Padre, a non giudicare il fratello per le sue azioni e i suoi limiti, ma ad accoglierlo prima di tutto come figlio tuo. Aiutaci a vincere la tentazione di sentirci figli maggiori, che a forza di stare al centro dimenticano il dono dell'altro. A te che sei nei cieli, i cieli che abbracciano tutti e dove fai sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, sui giusti e sugli ingiusti. A te domandiamo questa concordia che in terra non abbiamo saputo custodire. La chiediamo per l'intercessione di tanti fratelli e sorelle nella fede che insieme abitano il tuo cielo dopo aver creduto, amato e molto sofferto anche ai nostri giorni, per il solo fatto di essere cristiani. Come loro, anche noi vogliamo santificare il tuo nome, mettendolo al centro di tutti i nostri interessi. Che sia il tuo nome, Signore, e non il nostro, a muoversi e risvegliarci nell'esercizio della carità. Quante volte, pregando, ci limitiamo a chiedere doni ed elencare richieste, dimenticando che la prima cosa è lodare il tuo nome, adorare la tua persona, per poi riconoscere nella persona del fratello che ci hai posto accanto, il tuo riflesso vivente. In mezzo a tante cose che passano e per le quali ci affanniamo, aiutaci, Padre, a ricercare quello che resta, la presenza tua e del fratello.
Siamo nell'attesa che venga il tuo regno. Lo domandiamo e desideriamo perché vediamo che le dinamiche del mondo non lo assecondano. Dinamiche orientate dalle logiche del denaro, degli interessi, del potere. Mentre ci troviamo immersi in un consumismo sempre più sfrenato che amalia con i bagliori lucinanti ma evanescenti, aiutaci, Padre, a credere in quello che preghiamo, a rinunciare alle comode sicurezze del potere, all'ingannevole seduzione della mondanità, alla volta presunzione di crederci autosufficienti, all'ipocrisia di curare le apparenze. Così non perderemo di vista quel regno al quale tu ci chiami. Sia fatta la tua volontà, non la nostra, e volontà di Dio la salvezza di tutti. Abbiamo bisogno, Padre, di allargare gli orizzonti per non restringere nei nostri limiti la tua misericordiosa volontà salvifica, che tutti vuole abbracciare. Aiutaci, Padre, mandando a noi, come a Pentecoste, lo Spirito Santo, autore del coraggio e della gioia, perché ci spinga ad annunziare la lieta notizia del Vangelo oltre i confini delle nostre appartenenze, delle lingue, delle culture, delle nazioni. Ogni giorno abbiamo bisogno di Lui, nostro pane quotidiano. Egli è il pane della tua vita, che ci fa sentire figli amati e sfamati ogni nostra solitudine e orfanezza. Egli è il pane del servizio, spezzatosi per farsi nostro, chiede a noi di servirci a vicenda. Padre, mentre ci doni il pane quotidiano, alimenta in noi la nostalgia del fratello, il bisogno di servirlo. Chiedendo il pane quotidiano, ti domandiamo anche il pane della memoria, la grazia di rinsaldare le radici comuni della nostra identità cristiana, radici indispensabili in un tempo in cui l'umanità e le giovani generazioni in particolare rischiano di sentirsi sradicate in mezzo a tante situazioni liquidi, incapace di fondare l'esistenza. Il pane che chiediamo, con la sua lunga storia che va dalla semina alla spiga, dal raccolto alla tavola, ispiri in noi il desiderio di essere pazienti coltivatori di comunione, che non si stancano di far germogliare semi di unità, di far lievitare il bene, di operare sempre accanto al fratello, senza sospetti e senza distanze, senza forzature e senza omologazioni, senza convivialità delle diversità, nella convivialità delle diversità riconciliate. Il pane che domandiamo oggi è anche il pane di cui tanti ogni giorno sono privi, mentre pochi hanno il superfluo. Padre nostro, non è preghiera che acquieta, è grido di fronte alle carestie di amore del nostro tempo, di fronte all'individualismo e all'indifferenza che profanano il nome tuo, Padre. Aiutaci a avere fame di donarci. Ricordaci ogni volta che preghiamo che per vivere non abbiamo bisogno di conservarci, ma di spezzarci, di condividere, non di accumulare, di sfamare gli altri più che riempire noi stessi, perché il benessere è tale solo se è di tutti. Ogni volta che preghiamo, chiediamo che i nostri debiti siano rimessi. Ci vuole coraggio, perché al tempo stesso ci impegniamo a rimettere i debiti
che gli altri hanno con noi. Pertanto dobbiamo trovare la forza di perdonare di cuore il fratello come tu perdoni i nostri peccati, di lasciarci alle spalle il passato e di abbracciare insieme il presente. Aiutaci, Padre, a non cedere alla paura, a non vedere nell'apertura un pericolo, ad avere la forza di perdonarci e di camminare, il coraggio di non accontentarci del quieto vivere e di ricercare sempre, con trasparenza e sincerità, il volto del fratello. E quando il male accovacciato alla porta del cuore ci indurrà a chiuderci in noi stessi, quando la tentazione di isolarci si farà più forte, nascondendo la sostanza del peccato che è distanza da te e dal nostro prossimo, aiutaci ancora, Padre. Incoraggiaci a trovare nel fratello quel sostegno che tu ci hai posto a fianco per camminare verso di te e ad avere insieme il coraggio di dire Padre nostro. Amen. Ed ora ricitiamo la preghiera che il Signore ci ha insegnato. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Dani nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostrum, et ne nos inducas in tentatione, se libera nostra mano. Abbiamo ascoltato le parole di Papa Francesco e poi la recita in latino del Padre Nostro. Ora ascoltiamo tre canti pasquali cattolici. Oh!
Continua l'esecuzione di canti pasquali cattolici nel corso della preghiera del Padre Nostro presso la nuova cattedrale ortodossa. Dopo l'esecuzione di tre canti pasquali cattolici, ascoltiamo la recita del Padre Nostro in romeno guidata dal Patriarca Daniele. Padre nostro, che resti in cielo, sfinciascosi il nome di Teo, vien in parazia a te, facasi voi a te, e come in cielo, asciasci il tramonto. Poi ne hanno astri, ci ha detto a te zilele, e di nuovo astri, ci ha detto il nuovo vicino di astri, e cum și noi iertăm greșnicilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Verranno ora eseguiti tre canti pasquali ortodossi.
treia zi din groapă. Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Sartă acum și te bucură, Sioane, iar tu curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te într-o învierea celui născut. Arta. Sanctitatea voastră, vă mulțumim în mod deosebit. Vostra Santità, vi ringraziamo per, la preghiera del Padre nostro e per le parole che avete detto, che sono state molte profonde e ci fa questo legame tra la visione spirituale con quella sociale. Ringraziamo al coro romano cattolico e per le canti, per i canti pasquali che le hanno cantato. Adesso la sua santità scenderà per salutare. Allora Papa andrà di fronte per salutare l'autorità civile che sono presenti nella cattedrale nazionale. In questo tempo il coro canterà altre canzoni pasquali. Come annunciato dal Patriarca Daniele, Papa Francesco tra qualche istante saluterà alcuni membri tra le massime autorità del Paese.
Adesso sono insieme di fronte all'altare Papa con Patriarca e il Presidente dello Stato. Adesso già hanno, sono aspettati questi politici, queste autorità dallo Stato. Questi hanno fatto fila e cammino verso il Papa per salutarlo e cambiare qualche parola. Il Papa, come consuetudine, dona loro un rosario. Tra l'altro abbiamo ascoltato, tu Don Claudio hai tradotto le parole di ringraziamento del Patriarca Daniel per le parole che il Papa ha voluto utilizzare per introdurre la preghiera del Padre Nostro. Sì, perché abbiamo sentito come Papa diceva, quando preghiamo Padre Nostro, non solo che diciamo qualche parola, ma tutte quelle parole ce l'hanno una influenza sopra la nostra vita, perciò quando facciamo questa preghiera dobbiamo pensare pure a quello che noi viviamo ogni giorno. Adesso il coro canta di essere gioiosi perché Cristo è risorto, è vicino a noi e non ci lascia più da soli. Il Papa ha salutato alcune tra le massime autorità del paese, ora accompagnato dal Patriarca Daniel, si avvia verso l'uscita della nuova cattedrale ortodossa. Noi ci avviamo a chiudere il nostro collegamento in diretta con la nuova cattedrale ortodossa a Bucarest. Abbiamo trasmesso in diretta la preghiera del Padre Nostro. Saluto tutti coloro che ci hanno seguito attraverso il nostro portale Vatican News, Radio Vaticana Italia, YouTube e Radio Luce Italia di San Benedetto del Tronto. Grazie a Vincenzo Proto e Fabrizio De Amicis che hanno curato la parte tecnica e a Padre Ben Agencourt Gesuita per il coordinamento. Grazie naturalmente a Don Claudio Bulai per il suo prezioso aiuto nella traduzione. Grazie. Grazie a te, una buona serata a tutti. E da Monia Parente ancora l'augurio di un sereno pomeriggio. Fine del collegamento. Laudetur Jesus Christus.
Christos Agnati.